Amici telespettatori, buonasera. Oggi partiamo con un tour per le elezioni prossime politiche comunali che si terranno a giugno. Oggi siamo nella lista e per Pozzuoli abbiamo il candidato Salvatore Caiazzo, che è un professore dell'Istituto Farete, già consigliere comunale, è presidente di una commissione importantissima, è candidato nella lista del PD, la lista che attualmente ha il sindaco Vincenzo Figliolia. Allora, io al professore Caiazzo, che so che ha lavorato moltissimo su questo territorio e i fatti si vedono in modo tangibile. Il candidato a sindaco è sempre lo stesso. Candidato a sindaco e riconfermato Vincenzo Figliolia, non poteva essere altrimenti per il lavoro svolto e per il programma che è stato portato avanti. E siamo convinti, diciamo, che il lavoro che è stato messo in campo, le azioni che sono state messe in campo, debbano continuare per il bene di Pozzuoli, perché è sotto gli occhi di tutti quello che Pozzuoli D'accordo. sta vivendo. Dal 2012 ad oggi noi diciamo che possiamo dire che la città è trasformata in positivo sotto l'aspetto della pulizia, della vivibilità. Abbiamo un'accoglienza nel centro storico, in varie parti della città, che è invidiabile ad altre cittadine della Campania. Quindi stiamo portando avanti un percorso che è fatto di azioni concrete, poche chiacchiere, fatti e una politica del fare. Noi abbiamo un sindaco tenace, un sindaco che ha avuto il coraggio di affrontare situazioni che erano incancrenite per svariati motivi. Per cui ci sentiamo sereni e soddisfatti per il lavoro fatto, sereni per affrontare una campagna elettorale che ci auguriamo che non sia una campagna elettorale denigratoria da parte degli avversari politici, ma che sia corretta sotto l'aspetto proprio etico di una campagna elettorale. Io a questo punto da giornalista non dovrei dirlo, ma abitante a Pozzuoli, dato che abito a Pozzuoli, devo confermare che tutti i cittadini che conosco io sono veramente entusiasti di questo sindaco, anche se personalmente io ero un po' restio perché è un credo politico diverso, però tutti i cittadini che conosco io non si lamentano più come una volta perché stanno vedendo i fatti tangibili delle grosse opere, hanno visto quasi il percorso completo del collegamento via Campana con il porto, hanno visto via Napoli che rigenerà. Poi io lo ringrazio a titolo mio personale, non come giornalista, che dietro i cosiddetti blocchi ha fatto qualcosa di meraviglioso, ha tolto tutte quelle immondizie che ci stava, ha ripristinato il percorso della passeggiata. Onestamente ha fatto qualcosa di meraviglioso, anche se io sinceramente invito a votarlo perché sì, da puteolano Mi lo fa dico, non da piacere. giornalista. Mi E fa no, piacere, guarda, ti dico certo. una cosa, mi auguro che il percorso che ha intrapreso possa continuare. E questo è un merito che Questo è tiene, un augurio che ci è un facciamo. programma che è importantissimo, però devo dire anche qualche piccola lamentela. Certo. Anche se il mattino di oggi il sindaco Figliolì ha messo in campo la mobilitazione, la richiesta al prefetto della polizia, dei carabinieri, della finanza, perché su via Napoli i giorni festivi e prefestivi ci sta qualcosa di movida, un poco qualche lite per il parcheggio e tutto. Il programma prevede qualcosa per i parcheggi, perché è, diciamo, il punto negativo di oggi di Pozzuoli, perché è diventata talmente bella che tutti quanti vogliono venire. Che cosa prevede il programma? Questo è un problema attenzionato moltissimo dall'amministrazione Figliolia e il problema dei parcheggi è un problema che diciamo è primario su tutti i tavoli di discussione perché
proprio perché l'ho detto prima, Pozzuoli sta diventando una bellissima città ospitale, per cui preferiscono molti turisti visitarla, ed è un turismo di passaggio al momento. La sera del sabato, della domenica, del venerdì in particolare, la movida notturna è eccessivamente aumentata, e questo ha creato dei problemi non di poco conto. I parcheggi, noi del programma di cui abbiamo parlato prima, anche se avete fatto, chiedo scuse, il parcheggio, quello là, multipiano, comunque il multipiano, però noi nel programma del 2012, se uno va a leggere quel programma, ecco perché parlo di concretezza, quel programma, eccetto qualche cosa che dirò da qui a poco, ma è stato superato, sono state mantenute le promesse del programma, e non solo, bisognava aggiungere qualche cosa che abbiamo fatto e che non c'è nel programma. Sono state fatte altre cose positive per la città che non stanno nel programma del 2012. Noi, ed è questo il problema dei parcheggi, che sono veramente un problema perché è aumentata la richiesta, noi abbiamo ancora in sospesa, ma non per colpa dell'amministrazione, perché si sa bene che l'iter burocratico per certe situazioni è lunghissimo. Noi stiamo aprendo un altro parcheggio a Via Napoli, che è la Cavareggia, dove già si sta iniziando a progettare la pulizia, la messa in sicurezza di questo parcheggio, ed è un altro sfogo per la città. L'ex Sofer l'abbiamo ampliata come parcheggio, abbiamo reso possibile l'utilizzo del molo Caligoliano ancora con più posti auto, abbiamo Via Napoli parcheggi, e mi ha fatto piacere sentirlo che dietro ai blocchi, i cosiddetti blocchi, una bellissima passeggiata, c'è una passeggiata meravigliosa. Però ecco una cosa ancora da realizzare: c'è quel manufatto in cemento, quello schiaffone in faccia a tutti quanti noi, che è il vecchio ristorante Vincenzo Ammare, che non è proprietà del comune, perché così già era stato tolto, già era stato eliminato, ma è un contenzioso ancora con dei ricorsi al TAR, con una proprietà privata. Però noi su, quello siamo attenti affinché quell'obbrobrio venga eliminato. Professore, qualche cittadina ha detto che è bellissimo Via Napoli, la passeggiata, però le mamme che viaggiano e portano a passeggio i bambini in estate, pure le persone anziane, ci sono quelle belle panchine. È possibile mettere nel programma una specie di gazebo, del qualche cosa che possa mettere un po' un'ombra man mano per questa passeggiata? L'idea è interessantissima, perché effettivamente quella seduta che c'è molto bella, su tutti i lungomari, su quella seduta che guarda il panorama del mare, bisogna mettere qualche cosa che non sia di un grosso impatto ambientale, che possa essere in armonia con i giardini, ma stiamo pensando a fare sono qualche cosa che in questo quando senso. Il sindaco sentirà questa trasmissione, sicuramente è capace di crearla in poco tempo. Ma sicuramente. Ti dico, io ho vissuto il periodo dei lavori di Tre Blocchi. Arrivato a un certo punto l'impresa fu costretta a sospendere i lavori. Comunque devo dire che il sindaco Figlioli, come ha fatto, non ha fatto, ha fatto completare i lavori. Ma certo, è stata un'abilità, perché ci preoccupavamo tutti quanti che potesse rimanere in sospeso, perché certo, in Italia quando una cosa rimane in sospeso significa che rimane in sospeso per sempre. Possiamo dire ad oggi che non abbiamo opere incompiute. È vero, questo è un merito dell'amministrazione. E anche quell'altro suggerimento, dove sono i ristoranti, che ci sta quella zolla, quella parte che si può creare dei parcheggi a spina di pesce, una parte per il residente, una parte per chi viene a fare la passeggiata. Professore, lei è sempre attento
al settore scuola. Che si sta facendo per mettere in sicurezza principalmente le scuole? Perché ricordiamoci che Pozzuoli vive sempre il problema del bradisismo. E molte Perfetto. Scuole a Napoli e le altre zone dei comuni hanno il problema che non tengono le uscite di sicurezza, alcune hanno problemi addirittura di certificazione a tal punto. Il settore scuola a Pozzuoli che momento sta vivendo? Da due anni la commissione, terza commissione di cui sono presidente, commissione pubblica istruzione, cultura, spettacolo, si è attivata sulla scuola. Essendo io uomo di scuola non potevo far altro che dedicarmi maggiormente alla scuola, in particolare alle strutture scolastiche. Noi teniamo presente che le scuole del Comune di Napoli hanno per il 26% le agibilità e i collaudi, tutto il resto delle scuole dovrebbero chiudersi. Il Comune di Pozzuoli altrettanto non ha il 26%, ma ha una percentuale molto molto alta. Tutte le scuole di Pozzuoli, le scuole comunali, poi le scuole superiori, quelle della provincia, hanno avuto dei lavori finanziati dalla provincia, eccetera, eccetera. Però il Comune di Pozzuoli ha speso tantissimi soldi per la ristrutturazione e messa a norma di tutte le scuole comunali e si stanno giorno dopo giorno, noi abbiamo fatto un archivio proprio, giorno dopo giorno perfezionando tutte le certificazioni di agibilità e di collaudo. Bisogna ricordare che per raggiungere la certificazione di agibilità fa parte, per raggiungere questo ci vogliono altre certificazioni. La messa a norma dell'impianto elettrico e tante altre certificazioni. Noi queste certificazioni, questi passaggi in tutte le scuole le abbiamo fatte e per molte scuole c'è l'agibilità, per altre sta per raggiungere. Completeremo nel giro di un anno tutte le scuole di Pozzuoli sono a norma. E questo è un grosso merito, perché io quando facevo il sindacato attivo presentammo un progetto per i fondi sociali europei, ci fu approvato e la scuola dove noi pensavamo che stava tutto a norma, data dal commissario di governo, non teneva nemmeno una certificazione. Addirittura andammo con un consigliere provinciale alla provincia, l'ingegnere preposto prese le cose, disse il 90% non ci sta nessuno. Quindi facemmo uscire una circolare per far ricadere tutte le responsabilità sull'ex preside che oggi è dirigente scolare. Quindi è un complimento che faccio. Saranno tutte le scuole comunali messe a norma. Ho letto che il Comune di Pozzuoli ha un altro merito, perché parliamo solo di merito, eppure qualche volta di parliamo anche se c'è per la differenziata. Perché no? Per la differenziata. Perché no? Certo. So che sta a buon punto per la raccolta della differenziata. Così. Sta a buon punto. Ecco, questa è un'intervista questa è un'intervista che farebbe piacere a tutti ricevere. Ma io ho detto, metto da parte il mio ruolo di giornalista. Certo. Parlo da cittadino putiolano, certo. E quindi è un'intervista che faccio a una persona che con la sua presenza, perché io qualche volta lo telefono, dico guarda ci sta il problema della farmacia a Via Napoli, Salvatore scusami, tutti quanti vengono in parcheggio, ma è contenta la farmacista perché certo. Grazie al tuo intervento sei riuscita a fare qualche cosa. Certo. Vuoi dire qualche cosa in più per quanto riguarda i rifiuti? Sì, il Comune di Pozzuoli è stato premiato e ci sono le carte, ci sono i documenti, ecco perché vorrei che questa campagna elettorale fosse fatta sui fatti, scusate il bisticcio di parole, premiata per la differenziata. Noi siamo partiti nel 2012 con una differenziata bassissima, adesso abbiamo raggiunto risultati encomiabili, tant'è che il Comune di Pozzuoli
al 78%, qualcuno ha contestato che noi abbiamo detto 80% di differenziato, ci mancavano il 2%, abbiamo detto 80% e qualcuno si è razzelato su questa cosa. Abbiamo raggiunto dei risultati eccezionali sul porta a porta. È chiaro che bisogna migliorare sempre di più, perché prima abbiamo preso il discorso della movida notturna. La mattina del giorno dopo noi abbiamo un'invasione di rifiuti Specialmente sulle scoglie, sulla sugli zona scogli. portuale, sulla zona degli scogli, e che i nostri operatori ecologici fanno fatica a smaltire e a togliere tutta questa immondizia della sera prima. E su questo noi stiamo facendo un ragionamento, perché dobbiamo incidere sui controlli, ed ecco perché nasce anche la proposta di far intervenire, perché noi abbiamo una forza dei vigili urbani in collaborazione con le altre forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Stato, che comunque fanno un ottimo servizio notturno per le strade cittadine. Però questo non basta, occorre un maggiore controllo e secondo me anche una maggiore severità nel condannare quelli che sono gli episodi veramente delittuosi quando si offende la città e gli arredi urbani. Consigliere, ma non avete mai pensato di chiedere l'aiuto delle associazioni di volontariato Noi alle associazioni di per quanto volontariato riguarda, diciamo, la vigilanza? è un discorso che si potrà fare avendo sulla carta delle assicurazioni. Assicurazioni che non dipendono da un accordo formale fra amministrazione comunale e associazioni. Ci sono delle regole da rispettare e ci sono degli accordi di responsabilità che vanno oltre la responsabilità Quindi comunale delle chiedere associazioni, quindi un'assicurazione. assicurazioni, certificazioni varie, eccetera. Ma questa è una cosa che potrebbe No, qui anche ci essere sta presa in l'associazione considerazione. Carabinieri che è Ma presente, anche infatti. l'associazione Carabinieri, nel caso specifico, I collabora con marinai il comune. d'Italia, i marinai. Collabora con il comune, l'associazione Carabinieri. Tant'è che nei grossi eventi che noi organizziamo a Natale, in estate, c'è la partecipazione dei Carabinieri, abbiamo una convenzione propria con Professore, loro. Mm. consigliere, siamo per chiudere questa bellissima chiacchierata. Mi hanno chiesto che fine farà l'ex SMOM, che significa l'ex ospedale di Malta che sta sulla soppa d'aglio. Ci stanno dei progetti, so che il sindaco ha fatto parte di un tavolo Un tavolo di di concertazione, concertazione. sì, è un posto bellissimo che veniva utilizzato tantissimi anni fa, 40 anni fa, fu dismesso perché era un ospedale militare ed è Ufficio in Leve, una ho zona fatto i 3 giorni. ufficio leva ed è che c'è un panorama lì eccezionale, bellissimo da utilizzare. L'amministrazione comunale attraverso il sindaco sta acquisendo tutti i dati possibili e immaginari, anche l'aria, per poter creare e riutilizzare quei locali con una ristrutturazione di progetto mirata affinché possa essere un centro polivalente di attività. Polivalente di attività significa che la partecipazione del comune in queste attività è fondamentale come controllo e come gestione, ma io penso che con i privati, con una compartecipazione con il privato, con finanziamenti privati, si possa trovare le giuste intese per creare questa cosa. Però mi deve consentire, perché ritengo che abbiamo parlato tanto di centro storico, eccetera, però io sono molto attento alle periferie. Infatti. Le periferie della città, ho dato il mio umile contributo a creare degli eventi e delle attività che non bastano. Su Monte Ruscello, su un quartiere che si chiama Rione Toiano, a Ragnano Pisciarelli, la presenza delle istituzioni c'è stata, poca cosa possiamo dire, però per me l'importante è iniziare. Continuare
con questa amministrazione dal 2012 a oggi noi siamo stati presenti su tutto il territorio, non abbiamo trascurato nulla. È chiaro che c'è molto da fare e molte cose devono essere fatte, perché c'è l'esigenza da parte dei cittadini di avere una tranquillità familiare. Dobbiamo creare l'occupazione e creare le possibilità di occupazione, perché una città come questa, che ha il turismo come base delle proprie iniziative, perché l'abbiamo trasformata su questa direzione, io penso che noi in un prossimo e breve futuro possiamo creare occupazione per tanti cittadini, perché noi abbiamo una sacca di povertà a Pozzuoli che l'amministrazione è attenta a seguire e a cercare di risolvere. A questo punto io voglio dire una cosa al professore, che lui forse si è dimenticato, però io da napoletano trapiantato a Pozzuoli so che è stato fatto una cosa bellissima. L'istituto alberghiero è una vittoria, certo, che praticamente Pozzuoli meritava, perché l'istituto alberghiero che sta sulla Solfa Tara è merito di chi? È una scuola della provincia, che è stata però l'ex ospedale Santa Maria delle Grazie. Esatto, però la struttura era dell'ex ospedale Santa Maria delle Grazie, che è stata rimodernata e fatta a struttura scolastica ed è utilizzata come scuola. L'istituto alberghiero Petroni abbiamo, che sta dando tante professionalità, perché certo, diciamo che Pozzuoli è passata da un'economia a livello industriale, operaio, a livello proprio terziario, a livello proprio turistico alberghiero, e penso che con i lavori e tanti soldi che sono stati fatti arrivare grazie all'amministrazione, perché se uno non tiene amicizie, il sindaco Figlioli ha fatto arrivare De Luca sopra il Rionetello 3-4 volte. Il Rionetello, un'altra struttura che deve essere completata. Il percorso deve essere completato. E si sta lavorando. Per un semplice motivo, perché dovete sapere che Rione Terra sta portando tanti turisti. È stato creato pure un ascensore che porterà sopra. E certo. Piano piano risolveremo tutti i problemi. Mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata con te. Io mi auguro, prima che scatta la par condicio, dottor Secondo, di averti un'altra volta. Perfetto. Se porti il sindaco, mi fa piacere. Ma sicuramente che il sindaco lui ci sarà. Non viene a queste cose, ci piace essere un uomo d'azione. Però se dovessi, l'uomo del fare. Però se vuole venire, certo, tu lo sai, sarei felicissimo, perché diciamo la mia stima nei suoi confronti è tale da poterlo far venire. Sono felice, perché grazie, è una persona che ha fatto tanto, ha fatto un cambiamento radicale di una cittadina. Io la ricordo quando sono venuto, abitavo solo io nel palazzo e tutto via Napoli, non c'era nessuno. Oggi, grazie a tutti i lavori che sono stati fatti, è diventata una città veramente a vocazione turistica, ma principalmente sta dando tanta e tanta occupazione. Alla prossima. Grazie.